Grazie signora Presidente, ringrazio anche l'unico esponente del governo presente al quale chiedo soltanto un minimo di attenzione, colleghi, anche voi pochi che ci siete. Meno male che c'è questa, signor Presidente, questa finestra aperta verso l'esterno che è quella telecamera lì su, ci sono due telecamere in questo momento che ci aprono verso l'esterno, perché la partecipazione, soprattutto quando si discute di argomentazioni così importanti, non per una forza politica, ma per tutti quanti i cittadini italiani, è fondamentale. La partecipazione è un qualcosa che è mancata. Mi sento molto a disagio in questi giorni, mi sono sentito molto a disagio anche in questo momento, perché ho cercato di immaginarmi quale approccio avere nel discutere un argomento così importante per la vita di noi tutti e per la vita anche della democrazia stessa. Ho cercato di rivedere indietro quello che è stato fatto al momento della nascita della Costituzione o quello che è stato fatto nel Parlamento anche dopo. Ritengo che guardarsi alle spalle, guardare alla nostra storia per cercare di evitare magari errori che sono stati commessi sia una cosa importante e andrebbe fatto anche in questo momento. Per questo mi accingo a leggervi quanto segue. Tra la metà del 1946 e la fine del 1947, in quest'Aula si è esaminata, predisposta ed approvata la Costituzione della Repubblica. Con l'attuale Costituzione, che vige dal 1948, l'Italia è cresciuta nella sua democrazia, anzitutto, nella sua vita civile, sociale ed economica. In quell'epoca vi erano forti contrasti anche in quest'Aula. Nell'aprile del 1947 si era formato il primo governo attorno alla Democrazia Cristiana, con il Partito Comunista e quello socialista all'opposizione. Vi erano contrasti molto forti, contrapposizioni che riguardavano la visione della società, la collocazione intera internazionale del nostro Paese. Vi erano una serie di questioni di contrasto, un confronto acceso e polemiche molto forte. Eppure maggioranza ed opposizione insieme hanno approvato allora la Costituzione. Pensi, signora Presidente, al banco del Governo, quando si trattava di esaminare i provvedimenti ordinari o parlare di politica e di confronto tra maggioranza ed opposizione, sedevano De Gasperi e i suoi ministri. Senta, signor rappresentante del Governo, ma quando quest'Aula si occupava della Costituzione, esaminandole il testo, al banco del Governo sedeva la Commissione dei 75, composta da maggioranza ed opposizione. Il governo di allora, il governo De Gasperi, non sedeva ai banchi del governo. E per sottolineare la distinzione tra le due dimensioni, quella del confronto tra maggioranza e opposizione e quella che riguarda le regole della Costituzione, questa lezione di un governo e di una maggioranza che pur nel forte contrasto che vi era, sapevano mantenere e dimostrare anche i gesti formali, la differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza ed opposizione. In questo momento è del tutto dimenticata. Le istituzioni comuni, e questo è il messaggio costante che in quest'anno e mezzo è venuto da un'assemblea costituente attraversata, lo ripeto, da forti contrasti politici. Per quanto duro fosse il contrasto, vi erano la convinzione e la capacità di pensare che dovessero approvare una Costituzione gli uni per gli altri, per sé e per gli altri. Questa lezione e questo esempio sono stati del tutto abbandonati. Oggi voi del governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione. L'avete preparata e volete approvare voi da soli, pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e ai vostri rapporti interni della vostra maggioranza. Il governo e la maggioranza hanno cercato accordi soltanto al loro interno, nella vicenda che ha accompagnato il formarsi di questa modifica profonda e radicale della Costituzione. Il governo e la maggioranza, ripeto, hanno cercato accordi al loro interno e ogni volta hanno modificato il testo, trovato accordi tra loro, hanno blindato l'accordo. Avete sistematicamente escluso ogni possibilità di esaminare le proposte dell'opposizione o soltanto di discutere con l'opposizione. Ciò perché non volevate
rischiare di modificare gli accordi del vostro interno, i vostri difficili accordi interni, il modo di procedere di questo governo e di questa maggioranza, lo sottolineo ancora una volta, è stato contrario di quello di seguito in quest'Aula, nell'Assemblea costituente dal governo, dalla maggioranza e dall'opposizione di allora. Dov'è la moderazione di questa maggioranza? Non ve n'è. Dove sono i moderati? Tranne qualche sporadica eccezione non se ne trovano, perché la moderazione è il contrario dell'atteggiamento seguito in questa vicenda decisiva, importantissima e fondamentale dal governo e dalla maggioranza. Siete andati avanti con questa dissennata riforma, al contrario rispetto dell'esempio della Costituente, soltanto per non far cadere il governo, probabilmente. Ebbene, questa modifica è fatta male e lo sapete tutti voi. Questa modifica dissennata, avete previsto che gran parte delle norme di questa riforma entrino in vigore nel 2011. Altre ancora entreranno in vigore nel 2016, ossia tra 11 anni. Per esempio, la norma che abbassa il numero dei parlamentari entrerà in vigore tra 11 anni, cioè nel 2016. Sapete anche voi, no, 2016, collega, sapete anche voi che è fatta male, ma state barattando la Costituzione vigente del 1948 con qualche mese in più per il governo Berlusconi. Questo è l'atteggiamento che ha contrassegnato questa vicenda. Ancora una volta in questa occasione emerge la concezione che è propria di questo governo, di questa maggioranza, secondo la quale chi vince le elezioni possiede le istituzioni, ne è proprietario, e questo è un errore. È una concezione profondamente sbagliata. Le istituzioni sono di tutti, di chi è al governo e di chi è all'opposizione. La cosa grave è che questa volta, vittima di questa vostra concezione, è la nostra Costituzione. Ho letto, signora Presidente, il discorso, e l'ho fatto per la seconda volta, volutamente in quest'Aula, il discorso che è stato pronunciato nella seduta numero 692 e il 20 ottobre del 2005 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2005 è un discorso che è assolutamente valido rispetto a quello che è stato fatto oggi, e in più non vi siete guardati attorno. Qui dentro questo Parlamento ci sono persone che erano qui nel 2005, e allora cosa hanno imparato da questa esperienza? A essere più arroganti e presuntuosi. Avete imparato questo? Non avete tratto nessun insegnamento, non avete imparato nulla dagli errori che avete commesso. E mi fa ribrezzo che qui ci siano delle persone che qualche anno fa votavo anche io, vi ho demandato, vi ho mandato qui anche col mio voto, e voi l'avete ricambiato con queste carte. Sono arrabbiato. Sa perché, signora Presidente? Sapete, signori cittadini, perché siete arrivati? Sono arrabbiato. Sapete, lavoratori che siete qui dentro al Senato, perché l'unico barlume di cittadini veri che hanno il contatto con la realtà siete voi cittadini. Mi riferisco ai commessi, alle persone che lavorano qua dentro. Perché, colleghi, nei vostri confronti non ho nessuna fiducia. Avete perso qualsiasi barlume di ragione. Sono arrabbiato perché la Costituzione, signora Presidente, non è vostra. Non è vostra. Signor rappresentante del governo, non è sua. Chi ha scritto questa Costituzione? Chi sono i padri e le madri costituenti di questa Costituzione? Voglio i nomi e i cognomi. Voglio delle persone con cui confrontarmi. E qui in questo Parlamento non è stato possibile. Sono stato ieri in commissione, in prima commissione, per fare il mio modesto intervento. Ringrazio la Presidente Finocchiaro che ha ascoltato con tanta attenzione. E mi vergogno anche per lei, perché la sua competenza in questi anni che siamo stati qui al Parlamento è venuta fuori. E allora non riesco a capire come una persona della sua cultura, con la sua preparazione, possa essere mortificata nel portare avanti anche come Presidente della prima commissione lavori come questo. Mi sono chiesto chi sono i padri costituenti e le madri costituenti. Vedete, cittadini, non è cambiato nulla all'interno di queste istituzioni, se no questo strano virus che è rappresentato da me
dal Movimento 5 Stelle e da tanti altri che sono seduti pure in questi banchi, sia a destra che a sinistra. È vero, abbiamo cambiato posizione rispetto a quello che dicevamo. Sono tutti uguali. Non è così, non siete tutti uguali. C'è qualcuno che ha un minimo di dignità? Chi sono i padri e la madre costituenti di questa Costituzione? Qualche minuto fa, io che sono un attento osservatore, ho visto qui parlottare, ridacchiare il ministro Boschi con l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e senatore a vita. Li ho visti parlare, allora lì mi sono immaginato, forse sono stato un po' cattivo, un po' maligno, e lì mi autodenuncio, signora Presidente, ho fatto una foto, non potendola fare, ho violato il regolamento. Prendo atto perché sarà scritto agli atti. Okay. Grazie, signora Presidente, mi assumo la responsabilità. Ma sapete che cosa si faceva? Quindi la madre costituente è la Boschi. Ma come si può? Come può una persona che grosso modo ha i miei stessi anni, addirittura qualche anno in meno di me, avere la presunzione di poter cambiare la Costituzione che con i propri limiti è, non so, la Costituzione più bella del mondo o una delle più belle Costituzioni del mondo? Come può una persona dell'esperienza di Giorgio Napolitano, che è entrato qui, pensate, nella seconda legislatura, nel 1953, e ininterrottamente ha rappresentato noi cittadini, come può una persona di quello spessore non avere un minimo di dignità, alzarsi e dire state sbagliando, perché non l'ha fatto? Perché non lo ha fatto? E allora fermo restando il concetto è quello che si può dire leggendo il suo curriculum. Perché quell'uomo è l'uomo che ha fatto distruggere le intercettazioni che ci sono state tra Stato e mafia. Io non lo dimentico, noi non lo dimentichiamo. E allora cittadini fuori, questa gente qui che è arroccata dentro i palazzi, ci sta rubando la Costituzione, non tanto per me che ho 43 anni. Mi rivolgo, avete dei nipoti, avete dei figli, io ce li ho e non dormo la notte per quello che state combinando. Non si riesce a discutere del reddito di cittadinanza, che è una misura fondamentale, importante. Che cosa state facendo? Come rispettate la salute dei cittadini italiani? L'articolo 32 della Costituzione, lo leggo perché magari non ve lo ricordate, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non può per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Vi enuncio soltanto dei casi. Qualche mese fa sono stato male d'urgenza, sono stato portato in un ospedale qui a Roma. Sono stato ricoverato e così come un cittadino qualunque avevo quasi... Non ho detto che ero un senatore. E sono stato messo per una settimana in una stanza con 6 malati, in una stanza dove, in un piano dove c'era un solo bagno. E allora è questa la sanità che state portando, è questo il rispetto che avete per i cittadini italiani. Siccome poi quando i momenti sono tristi sono dovuto ritornare in ospedale, proprio per le vacanze di Natale. E allora lì, anche in un altro ospedale di Roma, ho atteso che mi venisse data una stanza, sapete, sono rimasto al pronto soccorso per 12 lunghe ore, eravamo 25 dentro una stanza di un pronto soccorso, 25, ma voi di queste cose non avete sentore, non avete parenti che stanno male, oppure quando i vostri parenti stanno male, quando voi state male, andate a farvi curare nelle cliniche private. Perché questa è una riforma costituzionale fatta dalla casta per la casta. Dalla casta per la casta. Siccome poi non può ancora bastare, avete idea di cos'è il MUOS, quella costruzione gigantesca, mostruosa dei radar che sono al centro della Sicilia, né scemi. Non si sa cosa possono provocare alla salute umana le radiazioni di queste parabole enormi. E allora che fa uno Stato dove c'è stato? Cioè, guarda un attimo, facciamo dei modelli previsionali, vediamo un attimino se possono essere nocivi per la salute. E invece no!
Che cosa fa il governo? Perché questa è responsabilità di questo governo, non degli altri. Piuttosto che dare tempo agli enti o chi deve fare le misurazioni per avere la certezza e poter diffondere non allarmismo, ma tranquillità e serenità e certezza di poter vivere nel luogo dove si è scelto di vivere. Che cosa fa lo Stato italiano? Accorcia i tempi ed è notizia di questi giorni e chiede agli Stati Uniti d'America di fornire dati. Non ci sto! Non ci sto! La sovranità è italiana, è lo Stato italiano che si deve prendere cura dei suoi cittadini. L'informazione, che informazione avete dato di questa riforma costituzionale? Che contenuti sono stati dati ai cittadini? Qual è quello che si risparmierà? 1 miliardo di euro? Bip! Presidente, dico bip per non dire quello che penso. Il Presidente del Consiglio ha detto delle grandissime bip! Delle grandissime bip! Perché significa dare false informazioni. Il bilancio del Senato è di 500 milioni di euro. Non ci sarà risparmio. Ai cittadini sarà tolta la possibilità di partecipare. È quello che avete fatto in questi anni ed è il motivo per cui mi trovo qui in Senato. È quello di aver fatto disinnamorare i cittadini dalle istituzioni. È quelli di averli costretti a non andare più a votare. E questo perché? Perché a voi che rappresentate gli interessi della casta fa comodo. E allora i cittadini vanno informati, ai cittadini vanno dette le cose come stanno, va detto che non è vero che il Senato non esisterà più, il Senato esisterà, non ci saranno più i voti dei cittadini a mandare qui i loro rappresentanti, saranno i consiglieri regionali, anche lì non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma è un dato oggettivo. Il numero dei condannati, degli imputati all'interno dei consigli regionali. Ed è questa gente che vogliamo mandare qui. Come fa una persona a fare il consigliere regionale e il senatore contemporaneamente? Questa macchina del Senato come si svilupperà, come si articolerà? Chi ha fatto questo progetto? Io nella vita faccio l'architetto. Voglio vedere il progetto, voglio vedere i calcoli statici di questa riforma costituzionale. Che non ci stanno. Signor Presidente, questo è solo l'inizio, questo è solo l'inizio, ve lo garantisco, perché quello che state portando avanti è inaccettabile per me e in fondo alle vostre coscienze sapete pure che è inaccettabile per voi stessi. Non è, signor Presidente, quello di scattare una foto la violazione del regolamento, non è quella di fare un video per informare più cittadini possibili di quello che sta accadendo qua dentro, raccontando la verità, raccontando quello che accade qua dentro. Non è questo violare i regolamenti del Senato. Ci vuole in tutto la giusta elasticità mentale. La violazione vera e propria è questa riforma costituzionale. Voi lo sapete fino in fondo. Mettetevi una mano sulla coscienza. Mettetevela. La notte quando dormite pensateci. Pensate a tutto quello che state facendo, pensate se qualcosa può essere fatta diversamente da qui a presto e non vi nascondete dietro il referendum, non vi nascondete dietro il referendum, perché il concetto che sta passando su questo referendum, anche quello è una grandissima bip, è veramente una grandissima bip. Signora Presidente, io, colleghi, ringrazio il rappresentante del governo per l'attenzione che mi ha prestato. Mi scuso con i cittadini e gli onorevoli cittadini che stanno all'esterno per i toni accesi del mio discorso. Questo è quanto volevo dirvi e quanto chiedo che venga messo agli atti. Grazie.